I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus, continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva del nostro istituto. Le loro condizioni cliniche restano invariate, con parametri emodinamici stabili. La prognosi è tuttora riservata. È passato quasi un anno dal 29 gennaio 2020, quando due turisti di Wuhan, Cina, in vacanza a Roma, furono ricoverati all'ospedale Spallanzani, dove risultarono positivi al coronavirus. Ci misero poco meno di un mese a negativizzarsi, per poi essere trasferiti in un altro ospedale, il San Filippo Neri, da cui furono dimessi il 20 aprile. Ma a quel punto l'Italia si era quasi dimenticata di loro, perché nel frattempo la pandemia del coronavirus, di cui i coniugi di 67 e 66 anni sono stati i primi contagiati ufficiali nel nostro paese, era esplosa in tutta la sua violenza, uccidendo migliaia di persone. In quel periodo, la sola ipotesi di avere un vaccino pronto entro fine anno sembrava pura fantascienza. E invece, il 27 dicembre abbiamo tutti assistito al V-Day europeo, cioè la prima somministrazione in tutti i paesi dell'Unione di un antidoto al Covid messo a punto, sperimentato e commercializzato a tempo di record, ma che, per assicurare l'immunità, ha bisogno di essere somministrato due volte ad almeno 3 settimane di distanza. A oggi, in Italia, hanno raggiunto questa condizione circa 80.000 persone, un gruppo che ha avuto tra i suoi primi componenti proprio il personale dello Spallanzani. Clarida Salvatori della Cronaca di Roma ci spiegherà perché. Poi Stefania Ulivi ci parlerà dei due uomini più belli del mondo. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di lunedì 25 gennaio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Clarida, la scelta dello Spallanzani per il V-Day non è casuale. Oltre ad avere ricoverato e guarito i due turisti cinesi, questo ospedale ha isolato il genoma del virus grazie a un gruppo di 4 donne ricercatrici. Ed è lì che si validano i tamponi molecolari per la ricerca del SARS-CoV-2, una specie di luogo simbolo della lotta al coronavirus, quindi. Tu eri lì per il Corriere il 27 dicembre, primo giorno di vaccinazioni. Che cosa ricordi? Ricordo che faceva freddissimo e che l'appuntamento era alle 7 del mattino. Nel cortile dell'ospedale l'emozione era veramente forte. Si aveva la sensazione che stesse accadendo qualcosa di irripetibile. La prima ad essere immunizzata è stata una giovane infermiera di 29 anni, Claudia Livernini. Con profondo orgoglio e con grande senso di responsabilità che oggi ho fatto il vaccino. Piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi. Oggi sono qui come cittadina ma soprattutto come infermiera a rappresentare la mia categoria e tutti gli operatori sanitari che hanno scelto di credere nella scienza. Ho toccato con mano e visto con i miei occhi quanto sia difficile combattere questo virus, essendo stata in prima linea dall'inizio dell'emergenza. È stato doloroso assistere alle sconfitte che questo virus ha causato, ma oggi c'è la consapevolezza che è un giorno importante e decisivo. La scienza e la medicina sono l'unico mezzo, insieme al senso civico di ognuno di noi, che ci permetteranno di uscire vincitori da questa battaglia così dura. Lo dico col cuore, vacciniamoci, per noi, per i nostri cari e per la collettività. Claudia era in prima linea da marzo, non solo nel reparto dello Spallanzani, ma anche nelle USCAR, le unità speciali di continuità assistenziale della Regione Lazio, che vanno a casa dei pazienti positivi al coronavirus per controllare le loro condizioni di salute. Insieme a lei, a ricevere la dose del vaccino la mattina del 27 dicembre, c'erano anche Alessandra D'Abramo, Alessandra Vergori, Omar Altobelli e Maria Rosaria Capobianchi, che dirige il laboratorio di virologia dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive. Tutti avevano detto di sentirsi onorati a essere i primi a ricevere il vaccino, ma quella puntura era solo l'inizio della battaglia. Sì, perché ricordiamolo una volta di più. Il vaccino Pfizer-BioNTech, uno dei due finora autorizzati nell'Unione Europea, richiede una seconda somministrazione a distanza di 21 giorni dalla prima
perché ci sia una copertura immunitaria importante al virus. Esattamente. E così il 17 gennaio, alle stesse persone vaccinate il 27 dicembre, è stata iniettata la seconda dose. Come ci si possa sentire, fisicamente certo, ma anche psicologicamente, l'ho chiesto per prima ad Alessandra D'Abramo, dirigente medico dello Spallanzani che assiste i pazienti Covid nell'unità di alto isolamento e che mi ha raccontato le sue emozioni, la prima iniezione, i 21 giorni di attesa, la seconda somministrazione e che invita a non abbassare la guardia e a mantenere le tre regole fondamentali, almeno finché la percentuale dei vaccinati non sarà elevata. È stato intanto un bellissimo giorno, perché è stato un giorno di ripartenza, pieno di aspettative e pieno di speranze dopo un anno veramente complicato. E questi 21 giorni sono stati ancora più carichi di emozione, perché oggi ero proprio felice quando ho fatto la seconda dose. Sono contenta perché è veramente un nuovo inizio. La sensazione è quella di ricominciare, no? Di rimettersi in cammino, sempre su una strada ancora difficoltosa, però con un'arma in più e, diciamo, con un minimo di sicurezza in più nell'affrontare questa strada impervia. Non ho avuto, a parte un lieve fastidio il giorno della somministrazione sul sito di iniezione, non ho avuto alcun tipo di problema, no, assolutamente nulla. Non meno importante per Alessandra D'Abramo è stato il cambiamento a livello psicologico. Ovviamente c'è la sicurezza di avere questo strumento, questa arma in più nell'affrontare la vita quotidiana a casa e in ospedale, perché è una sicurezza maggiore. È ovvio che dobbiamo ancora continuare ad usare tutte le precauzioni, la mascherina, il distanziamento sociale, il lavaggio delle mani. È una cosa ancora necessaria, perché dobbiamo ancora avere una copertura vaccinale più ampia affinché possiamo dire di avere una certa tranquillità. Sensazioni molto simili quelle che ha provato la sua collega Alessandra Vergori, medico infettivologo nell'unità operativa immunodeficienza infettiva dello Spallanzani. Dal punto di vista fisico, quindi puramente medico, di salute, sono stata bene, non ho avuto nessuna controindicazione, giusto un po' di dolorabilità nel sito di iniezione il giorno della vaccinazione, ma poi dopo assolutamente nessun sintomo. Dal punto di vista psicologico l'ho vissuto con un lieve sollievo, perché comunque ero in attesa trepidante di fare la seconda dose e quindi raggiungere finalmente l'immunità. Come sappiamo, a distanza di una settimana dalla seconda dose dovremmo acquisire un'immunità verso il SARS-CoV-2 e quindi permetterci pian piano di vivere in maniera un pochino più, non dico leggera, perché continueremo ad adottare comportamenti responsabili quali l'uso di mascherine, il distanziamento sociale, il lavaggio delle mani, però se pensiamo che tutti un giorno saremo immuni a SARS-CoV-2, magari potremo ritornare alla nostra vita di sempre. E quello che mi piace dire sempre, finalmente ritorneremo ad abbracciarci, che è la cosa che davvero mi manca in questo momento più di qualsiasi altra. La dottoressa Vergori ha poi aggiunto un appello a chi è ancora titubante nei riguardi del vaccino, spiegando con semplicità cosa implica. Noi, è vero, abbiamo la possibilità di utilizzare questo siero che contiene questa molecola chiamata RNA messaggero, che poi è responsabile di indurre una risposta nel nostro organismo del tutto naturale, cioè il nostro organismo risponde a questo stimolo producendo degli anticorpi. Non c'è niente di naturale se non appunto una molecola che viene introdotta ed è costruita ad hoc. E quindi se noi reagiamo producendo anticorpi in maniera naturale e questo ci permette di essere immuni a questo virus che ci ha stravolto la vita e che ci sta facendo vivere in un incubo, perché no? Sia Alessandra Vergori che Alessandra D'Abramo non hanno mai avuto dubbi o paure nel sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Ancora la dottoressa Vergori. Siamo due medici e anche ricercatrici e abbiamo entrambe partecipato alla sperimentazione qui allo Spallanzani del vaccino Reitera, quindi diciamo siamo in pieno contesto, ecco, sperimentale, quindi sappiamo quali sono le indicazioni a cui si deve appunto attenere una sperimentazione, per cui sappiamo che prima di essere approvato ha ricevuto delle validazioni di sicurezza,
su una casistica abbastanza ampia, e grazie alla lettura dei risultati di questi studi noi abbiamo potuto capire quali erano i rischi, quali erano i benefici. Chiaramente tutto va a favore dei benefici, per cui io, come credo lei, non abbiamo esitato neanche un attimo a dire va bene, facciamolo per prime. Sia la dottoressa Vergori che la dottoressa D'Abramo fanno parte del team che lavora alla sperimentazione in corso del vaccino tutto italiano Reithera. Sono donne di scienza, hanno fatto quello che fanno ogni giorno in corsia, ovvero si sono affidate alla medicina. Nel momento in cui ci sono dei dati, ci sono delle conoscenze su anche il meccanismo d'azione, e nel momento in cui degli organi competenti come l'Agenzia Americana, quella europea e quella italiana hanno approvato il vaccino, credo che non ci siano dubbi sull'efficacia e sulla sicurezza, e quindi non ci può essere una paura, anzi solo una fiducia e contentezza nel poterlo fare. Al timone dell'Istituto Spallanzani, da quando è iniziata la pandemia da Covid-19, c'è sempre stato Francesco Vaglia, direttore sanitario dell'INMI. Con lui hai parlato anche del vaccino italiano? Sì, e mi ha illustrato i risultati della fase 1 della sperimentazione, le prossime tappe e le tempistiche sul siero che si sta valutando all'INMI, a cui è affidata la speranza di poter procedere alla vaccinazione di massa, dal momento che prevede una sola somministrazione, senza quindi il richiamo, a differenza dei vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Abbiamo terminato da qualche giorno la prima fase della sperimentazione, o fase 1. Questa fase 1 ha detto due cose essenzialmente. La prima, che questo è un vaccino sicuro perché non ha dato nessuna reazione collaterale, nessun effetto avverso. Secondo elemento positivo è che questo vaccino ha un'alta immunogenicità, che significa capacità da parte dell'organismo che viene incontro ad una sostanza estranea, che riconosce come estranea, di sviluppare anticorpi e linfociti. Quindi c'è stato un buonissimo sviluppo sia di anticorpi che di linfociti che combattono il virus, e in particolare riconoscono questa proteina che si chiama proteina spike, che sarebbe l'apripista, quella che è considerata la finestra attraverso la quale passano i virus e si moltiplicano, la riconosce come estranea, la combatte e, diciamo, la distrugge. E quindi questa grande immunogenicità, quindi la nostra capacità di produrre anticorpi e linfociti, fa sì che il nostro organismo possa diventare immune. Abbiamo visto che ciò avviene in quarta settimana. Allora, in quarta settimana noi potremmo essere immuni, per un periodo però che non sappiamo ancora per quanto tempo. Ecco invece una previsione di Vaglia su quando si potrà contare sul vaccino Reithera Spallanzani nella lotta al Covid. La deadline che ci hanno dato i nostri colleghi, che in una maniera particolare si stanno applicando a questo studio, loro hanno detto fine giugno, quindi fine giugno, luglio, io immagino che noi ad agosto potremmo anche cominciare a produrre. E se l'azienda, come ha anticipato, con l'aiuto soprattutto del governo, il governo dovrebbe entrare in questa produzione, se questo accadesse, e non abbiamo motivo per pensare il contrario, io credo, così come è stato anticipato, che potremmo arrivare a diverse decine di milioni di dosi, quindi si parla di 100 milioni di dosi, e che significherebbe eliminare qualsiasi tipo di problema all'Italia. Grazie Clarida Salvatori. Noi andiamo avanti con Stefania Ulivi per farci raccontare chi sono i due attori di cui in questo momento si parla in tutto il mondo. Faccio l'addetto alle pulizie, al Louvre. Le opere d'arte che pulisco valgono milioni. Una fondazione metterà all'asta un collier che apparteneva a Maria Antonietta. Noi ruberemo quel collier. Stefania, chi sono Regé Jean Page e Omar Sy? Intanto come sono? Belli, alti, tenebrosi, affascinanti, e con modi brillanti e spigliati, persino romantici, che non bastano a mascherare le ferite patite dai ragazzi. Entrambi sono neri e molto sexy, come richiedono i ruoli di protagonisti di due saghe che affondano le radici nel passato letterario.
Bridgerton e Lupin, serie che hanno conquistato il pubblico di Netflix in tutto il mondo. Nei panni uno del duca di Hastings e l'altro di Hassan Diop, con la serie che ha superato il gradimento di Bridgerton, di cui è appena stata annunciata la seconda stagione, e la regina degli scacchi. Secondo i dati Netflix, Lupin arriverà a toccare in un mese 70 milioni di spettatori, anche se va chiarito che Netflix conteggia come spettatore ogni account che ha scelto di guardare un titolo per almeno 2 minuti. In che cosa Reggae Jean Page e Omar Sy sono simili? E in che cosa no? La popolarità di Omar Sy è una sorpresa solo per chi non conosce il cinema francese, di cui da anni è uno dei campioni al botteghino. Lei pensa che potrebbe essere capace di lavorare? Veramente spiritoso. Talmente spiritoso che la prendo in prova per un mese. Non reggerà 2 settimane. Ha 42 anni, è francese di seconda generazione, avendo una madre originaria della Mauritania e un padre senegalese. Inizia a farsi conoscere grazie a un talento comico irresistibile. In una radio locale si inventa a metà anni 90 il personaggio di un calciatore nigeriano. A portarlo in TV è Jamel Debbouze, altro campione della comicità francese, a sua volta figlio di immigrati marocchini. Ed è qui che viene notato dalla coppia di registi Eric Toledano e Olivier Nakache, i registi di Quasi Amici, il secondo film francese di maggior successo di tutti i tempi. I produttori di Lupin e Netflix lo scelgono per rendere contemporanee le avventure del ladro gentiluomo, sempre seguendo la cosiddetta strategia della doppia strada da parte del colosso di streaming, puntare sulle star e lanciare nuovi divi, come appunto Regé Jean Page, Simon Bassett e il duca di Hastings, lo scapolo più desiderato della Londra ricreata con molta libertà e divertimento da Shonda Rhimes, a partire dai romanzi di Julia Quinn, che per la cronaca sono 8. Siamo seduti uno accanto all'altra, signorina Bridgerton. Pensavo che vi facesse piacere. Sarebbe meglio se evitaste anche solo di pensare a me. Vi assicuro di non essere affatto interessata a voi, anche uno con la vostra reputazione. Ed io non sono affatto interessato a voi. Perché la scelta deve... Page è londinese, ha 30 anni, sua madre è dello Zimbabwe, dove lui ha vissuto da ragazzo per poi tornare a Londra. E qui ha frequentato ottime scuole, anche di recitazione, a cui ha fatto seguito una gavetta in teatro e in TV. Grazie a Bridgerton ascende all'Olimpo della fama, con il fan club planetario che ormai tifa per vederlo nei panni del prossimo James Bond. Perché questi due attori sono diventati i due nuovi sex symbol globali? Perché sono il riflesso di un'idea di bellezza e fascino maschile di una società più contemporanea, di una narrazione del mondo che cerca di adattarsi alla realtà. La risposta del pubblico e soprattutto il tam-tam globale che li riguarda dimostra che, al contrario di ciò che molti pensano, non si tratta di una concessione al cosiddetto blackwashing, e cioè riscrivere banalmente la storia mettendo i neri al posto dei bianchi e alle regole del politicamente corretto. Bridgerton e Lupin non sono trattati accademici, ma prodotti di intrattenimento, rivolti a un pubblico globale. Stupirsi vuol dire contestare la legittimità della narrazione di finzione. Negli anni 60 nessuno trovava da ridire guardando Totò contro Maciste, o più di recente Monica Bellucci che faceva Cleopatra in Asterix e Cleopatra di Alain Chabat. Ai tempi del teatro elisabettiano, i ruoli delle donne erano interpretati da uomini, alle donne era vietato recitare. I tempi cambiano e lo spettacolo si adatta. Perciò, per tornare alla tua domanda di prima, le caratteristiche che hanno in comune Hassan e il duca non è il fatto di essere neri, ma di essere testimonial di un'idea diversa di maschio, dove l'ironia e la fragilità sono l'arma segreta, accanto ai modi alla sensualità molto esplicita e viva, destinata a colpire al cuore quello che è stato il perno della rappresentazione dell'uomo che non deve chiedere mai. Sono la dichiarata risposta alla mascolinità tossica che a Shondaland, e cioè nelle produzioni firmate Shonda Rhimes, viene rappresentata con il personaggio del padre di Simon, che lo spinge a rifiutare la paternità per rompere la catena tossica. E in Lupin, dal datore di lavoro del padre, il marito che zittisce la moglie in ogni scena, che denuncia il padre e lo spinge al suicidio. L'ascesa di Page e Sy ci dice anche qualcosa su come è cambiato il funzionamento dello star system contemporaneo. Da sconosciuto, almeno uno dei due, a star in poche settimane. Non se l'aspettavano neanche loro i colossi dello streaming e i produttori che sono i loro partner produttivi. Tra gli effetti della pandemia va conteggiato anche il rapido ribaltamento della geografia dello star system. In poche settimane Reggae Jean Page è diventato l'attore più ricercato del pianeta, appunto il nome caldo per sostituire Daniel Craig come prossimo James Bond. La popolarità di Omar Sy ha scavalcato le frontiere. Dal nulla è spuntato il culto dell'attore turco Can Yaman, pronto a diventare Sandokan. Le serie di successo stanno ridisegnando il borsino delle star.
Vale anche per i nostri attori, basta pensare a Matilda De Angelis, che abbiamo visto contemporaneamente in The Undoing e nell'Isola delle Rose, o Salvatore Esposito da Gomorra a Fargo. È arrivato il fratello dall'Italia. Business, famiglia e paese. Ne siamo in guerra. C'è un elemento che ha contribuito a questa accelerazione, i social media, patria del passaparola che può fare la fortuna di un personaggio e del suo interprete. Ancora a proposito del Duca, la ormai celebre scena in cui mangia un dolce col cucchiaio ha provocato un indotto digitale impressionante, con meme, parodie, video su TikTok. Su Twitter è comparso persino l'account The Dukes of Hastings Spoon, il cucchiaio del Duca di Hastings. Sono solo serie TV, ma ci si diverte molto. Diciamo pure che se ti piace il prologo adorerai il finale. Grazie Stefania Ulivi. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Prima di chiudere, ti chiediamo ancora qualche minuto per partecipare alla nostra ricerca sui podcast. Vai sul sito corriere.it/la tua opinione e rispondi a poche domande sui tuoi gusti e le tue abitudini di ascolto. Conoscerli è molto importante per noi. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, condotto da Tommaso Pellizzari e realizzato in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti. Produzione di Carlo Annese. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina, dal lunedì al venerdì, la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.